Io prima di entrare nei termini tecnici, diciamo, della mozione, credo che sia necessaria una premessa, un cappello di tipo, diciamo così, politico. Che il Parlamento italiano, che il Parlamento di Roma, si occupi finalmente di una questione, diciamo così, considerata marginale, oggettivamente di confini, lo dice la parola stessa, è un fatto direi nuovo, direi inedito, e ciò evidentemente avviene grazie al fatto che la Lega Nord ha chiesto e ha ottenuto di portare all'esame dell'Aula un trattato che è stato discusso, non dico nelle segrete stanze, ma che in buona sostanza non ha avuto l'attenzione da parte del governo nazionale sufficiente per tutelare quella che viene considerata, diciamo così, una categoria, una popolazione, seppur delle dimensioni che sono state ricordate nel corso del dibattito, 62.000 lavoratori, che per quanto riguarda le zone di confine comunque è da considerarsi rilevante e strategica. Allora tocca a noi, è toccato a noi portare e risvegliare l'attenzione della politica nazionale e del governo nazionale su una questione definita di dettaglio o marginale. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, a noi è sembrato che questa disattenzione della politica nazionale non fosse in qualche modo riconducibile semplicemente alla marginalità, diciamo al fatto che qui siamo al confine dello Stato e quindi a Roma può interessare relativamente poco a quello che succede a Como, Sondrio, Varese, Lecco, del Verbania e Cusio-Ossola. No, non è semplicemente questo. Purtroppo questa vicenda che riguarda decine di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie è stata inserita nel dossier molto più interessante, molto più importante del governo per quanto riguarda il governo di Roma, che riguarda la revisione delle doppie imposizioni e tutta la questione, diciamo così, di carattere meramente finanziario, che in qualche modo poteva essere interessante per il governo nazionale con riferimento all'emersione dei capitali in Svizzera e quindi alle rivenienze finanziarie. Il dubbio, il sospetto che noi abbiamo avanzato e per cui abbiamo portato all'attenzione dell'Aula questo trattato è che in qualche modo, surrettiziamente, implicitamente, di nascosto per intenderci, ci sia stato uno scambio che noi evidentemente non possiamo accettare perché è immorale, rispetto a un cedimento da parte della Confederazione Elvetica sulle norme, diciamo così, che riguardano le banche, il segreto bancario, i depositi e gli interessi dei lavoratori, e cioè dei frontalieri che quotidianamente si recano nella Confederazione Elvetica per motivi di lavoro. Allora, se questo scambio surrettiziamente è stato fatto, e cioè che il governo italiano di Roma ha portato a casa benefici sotto l'aspetto finanziario, sacrificando gli interessi dei 62.000 lavoratori e delle loro famiglie, riteniamo questo scambio immorale e inaccettabile. Terza questione, noi non voteremo le premesse e neppure le singole parti dei dispositivi, sono due o tre, le richiameremo puntualmente, in cui in qualche modo viene messo sotto processo il Canton Ticino e in particolare il popolo del Canton Ticino che attraverso uno strumento democratico molto conosciuto nella Confederazione Elvetica e assai poco conosciuto in Italia ha liberamente espresso la propria opinione con riferimento ai contingenti dei lavoratori. Noi riteniamo che il popolo ticinese sia un popolo amico dei varesini, dei comaschi, degli acchesi, dei valtellini, dei valchiavernaschi, di coloro che abitano nel Verbiano Cusio-Ossola. Noi siamo amici dei ticinesi perché abbiamo una storia comune e abbiamo anche una lingua comune. Questa regione, che si chiama Regione Insubrica, ha una storia comune. Noi questi vincoli di amicizia, di solidarietà, li vogliamo coltivare e non in qualche modo
biasimare qui, poi paradossalmente da Roma. Ho già finito il mio tempo, Presidente, o scampanellava per altri motivi? No, in realtà il suo gruppo ha utilizzato grossa parte del tempo in discussione generale, allora, però termino. Insomma, siccome sta facendo la dichiarazione di voto, la Presidenza non è che sia proprio fiscale, io le ho già dato un po' di più. Appunto, lei è fiscale, io parlo per i lavoratori. No, io non voglio essere fiscale. Sembra questa... Mi piace finire esattamente su questo, sull'amicizia tra i nostri popoli e il popolo ticinese proprio in ragione della virtù, in virtù della nostra storia e dei nostri patrimoni comuni. Grazie.